vorrei riportarti ai successi di qualche anno prima, 1960, 62, 65. Io sono nato nel 62, quindi dal 62 in poi ricordo tutto. Quindi negli anni 60 c'era una trasmissione molto importante che si chiamava Sette Voci. Come no? Pippo Baudo. Bellissima. E le trasmissioni di allora si caratterizzavano anche per le sigle, te le ricordi le sigle? Certo, erano importantissime le sigle. E diventavano dei successi proprio. Certo. Anche tu hai fatto delle sigle. Anche io ho fatto una sigla. Ecco, vediamone qualcuna. Ok. Il gioco è semplice. Non è difficile. Si potrà vincere. Si potrà perdere. Un po' si giocherà. Un po' si canterà. Le sette voci sono qui con noi. Il suo nome è Donna Rosa. Cara, bella, sorridente, deliziosa. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma non c'è da farci caso, lei vuole me. Sette giorni, come sono lunghi questi sette giorni, se sono eterni c'è un perché, sai, penso che non sei vicino a me. Et voilà, garçons et filles, nous faisons la quadrille e ballerete fino a quando conterò i vostri passi conterò e se qualcuno ancora non sa come si fa in poco tempo impaverà. Viva le donne, viva le belle donne che sono le colonne dell'amore, che sono le colonne. Così non la potrò dimenticare ed io non so cosa darei per farla sempre ritornare. Una domenica così non la potrò dimenticare e tutti gli anni che vivrò non la sapranno cancellare. Tra l'altro questa canzone è stata scritta proprio da Pippo. Eh sì, bravissimo, lui era un musicista. Ma pensa di queste sigle quante poi sono diventate e rimangono famose, no? Da Donna Rosa, anche questa, una domenica così, non la potrò dimenticare, è rimasta famosa negli anni, per tanti anni. E riascoltando ho sentito, ero un po' scarso come cantante, hai sentito? Non mi piaceva. No, avevi la voce, come dire, acerba ancora. Però già qui eri già... Ah sì, eri Gianni Morandi. Tra l'altro facevo il servizio militare in quel periodo, nel 67-68. Negli anni